La mia prima impressione all'arrivo del riparo Gavan è stata che avremmo fatto molte esperienze positive e sarebbe stato molto istruttivo. Siete il gruppo B, prendete coscienza. B, Bologna. Il primo popolamento di Trentino, come si è evoluta la Valle dell'Adige, per cui andrete con lui in cima alla stradina. Va bene? Adesso dobbiamo vedere l'ordine. Allora, io prendo il gruppo. Io parto intanto. Ecco, gli insegnanti che vogliono fare le attività con chi sia greco. E i cacciatori 10.000 anni fa vedevano la valle piena di ruscelli di acqua, cioè come una palude. Noi siamo nella valle dell'Adige, quindi l'Adige passa là. Allora, l'Adige passa, vedete l'autostrada, quest'altra montagna che oggi è innevata. Cos'è? Della turbolenza dell'energia idrica e le porta, e le porta con sé. Quindi, secondo voi sapete che tipo di roccia è questa? Fare un rilievo a posto della fotografia, perché nel rilievo si può mettere vari particolari che forse nella fotografia non ti vengono subito all'occhio. Io e il mio gruppo di amici siamo andati a setacciare la terra, un setaccio che sembrava una grande altalena. Abbiamo trovato tante pietre che si trovano quasi dappertutto, e, abitualmente, e ho trovato molti residui di carbone e basta. Avete raccolto un sasso. Utile. Non so, anche questo è calcare. Mi sarebbe piaciuto trovare, non so, residui di rame, oro o altro. La ceramica soprattutto, che è quello che rimane di più, ci dice che aveva un gusto estetico per la decorazione, quindi noi dobbiamo immaginare che varie parti della sua vita fossero comunque collegate a riti e a decorazioni che potevano essere corporali o sui vestiti. Al giorno d'oggi la ceramica è importante per gli archeologi perché è un materiale che dura nel tempo, che non è, che è, chiaro? È molto resistente, e perché è una tra le uniche, è tra le uniche testimonianze preistoriche al giorno d'oggi. Quale? In basso a destra, poi cristà. Quello. Hai ragione entrambi, perché è un quarzo di alino che si definisce cristallo di rocca. Poi ne riconosco un lungo, quindi ve lo spiego più che altro. Prendete in una testa. In questo caso quelle che avete in mano sono delle lame, ok? Andiamo a definire come deve essere fatto un nucleo. Un nucleo deve avere sempre almeno un piano di percussione. E un piano. Io avevo già visto la sense, e se fossi stato un uomo preistorico avrei fatto dei punte di frecce o vari armamenti. Esatto, è la parte dove... La stratigrafia serve a capire in quali periodi venivano usati i reperti che vengono trovati all'interno degli strati. Paragonerei la stratigrafia a una torta. Che però in originale è piatta. No, ma
ci deve essere. No, dai, e quindi devo aspettare un momento in cui il cervo è sconcentrato. Quando è che il cervo è sconcentrato? Non il legamento, tecnicamente. Ma un tendine. Passa esattamente per il centro dell'arco e quindi il volo risulta più stabile. Il nostro cacciatore? Sì, chiamalo. Lascia qua, lo sa. Ancora, Wow, l'ha beccato anche! Il nostro cacciatore migliore. Io nel circolo arco non ho fatto centro e mi converrebbe cacciare per la cena conigli o animali a quattro zampe. Ah, oh, bello! Povero!